al Crack 2012 con Roberto Laforgia, autore della graphic novel Il Signore dei Colori, edita da Coconino Fandango. Il Signore dei Colori, chi è questo Signore dei Colori? Il Signore dei Colori è un rivenditore di fumetti e libri usati in un piccolo negozietto di un piccolo paese del meridione negli anni 90, ed è una persona oltremodo sensibile che riesce a instaurare un rapporto autentico con un ragazzino con dei problemi familiari un po' particolari ed è appunto alla ricerca di affetto di una figura genitoriale. Il Signore dei Colori riesce a instaurare un rapporto con questo ragazzino e portandolo però anche in territori dell'intimità un po' spinosi e un po' più complessi. La graphic novel invece comunque tocca tutta la sessualità infantile, indecisioni, ridicolaggini tra i vari ragazzi, invenzioni, scoperte surreali tra ragazzi. È un tema molto difficile da trattare, perché la sessualità dei bambini, anche tra i bambini, è un argomento che scotta, pericoloso. Come l'hai affrontato, come hai camminato sul filo di questo rasoio? Ma ho cercato di essere il più realista possibile. Io racconto di un'estate di tre ragazzini che si scontrano contro questa figura, ma che non è soltanto l'unico episodio di quell'estate. E la vita, la loro vita, insomma, in quell'estate è la vita che comincia a portarti le prime pulsioni sessuali, i primi innamoramenti, e questo trio di ragazzini che si aggira in questo paese completamente assolato e caldo e cerca di scoprire se stessa, la propria sessualità, il proprio desiderio sessuale, e il tutto anche in una sfera, se vuoi, anche ironica, un po' tenera, simpatica. Infatti tanti mi hanno detto che questo racconto così drammatico, in un contesto comunque così ironico, richiama il cinema italiano degli anni 60. Per esempio Comencini è un faro per me, è un autore che è riuscito a raccontare drammi grandissimi della nostra società usando tempi comici, attori comici, e quindi ho voluto, insomma, evitare la pornografia dei sentimenti e il appesantire e mostrificare dove è già mostrificato. Come nasce l'idea di quest'opera da parte tua? Fatti di cronaca, il tuo vivere quotidiano, tu vieni da un paese del sud, se non sbaglio, insomma, ci racconti quanto del tuo vissuto, del vissuto vicino a te, quanto i fatti di cronaca entrano in quest'opera? L'atmosfera, il clima, sicuramente ripreso da Capurso, che è in provincia di Bari, dove io sono cresciuto, mentre l'episodio in particolare è frutto di alcune riflessioni che ho fatto durante un momento in cui stavo scrivendo storie dal tono anche un po' nostalgico sulla mia infanzia e su quel periodo lì, e mentre le scrivevo ascoltavo il TG, guardavo i giornali, mi guardavo intorno e avevo notato come quest'età, quella tra l'infanzia e l'adolescenza, fosse riportata dai media solo in quanto vittima di qualcosa, vittima di un'aggressione, vittima di un abuso, e questo in qualche modo restringe il ruolo sociale di quest'età, e ho voluto restituire con una forma e con un linguaggio diverso da quello giornalistico, che è quello del graphic novel, del romanzo a fumetti, un approfondimento e un ritratto a tutto tondo anche di questa figura, che non è soltanto la sua deviazione sessuale, ma è un essere umano con tutta la sua complessità, insomma.